Un piano Marshall contro il dissesto idrogeologico, lo ha definito così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a Rimini all'inaugurazione di Ecomondo, la fiera dedicata alla sostenibilità. Il piano Marshall di cui parlavo, i 6 miliardi e 250 milioni scaglionati negli anni, ma la cosa importante qual è? È che questi soldi ci sono, che questi soldi sono cash. E l'appello rinnovato dal palco di Rimini da parte del ministro è proprio quello rivolto a comuni e regioni, ovvero quello di presentare i progetti veri, concreti, perché solo così, ha detto il ministro, potremo chiedere all'Europa altri fondi attraverso la BEI, la Banca Europea degli Investimenti. Fatemi ancora più progetti, enti locali e regioni, presentatemene ancora di più e noi andiamo a prendere anche questi altri soldi, perché la progettazione strutturale che ci consente di non arrivare all'emergenza, altrimenti inseguiremo sempre l'emergenza. I fondi si spendono per i progetti, più progetti ci sono, più fondi ci sono. Mi pare una bella cosa. I 6 miliardi già stanziati potrebbero dunque aumentare. Noi abbiamo già individuato 300 milioni all'anno per 3 anni, più altri denari in più che sono circa per una ragione di 1 miliardo in 3 anni, di progetti concreti. Ma se le regioni e i comuni ci danno ulteriori progetti concreti, vuol dire cantierabili, quindi non qualcosa di immaginativo, qualcosa di concreto, noi metteremo anche altri più denari e andremo anche a prendere i soldi nell'Unione Europea. Ecco perché io dicevo della BEI, Banca Europea di Investimento. Io prendo i soldi in prestito nel momento in cui abbiamo i progetti da finanziare.